Allora, iniziamo la sezione dal titolo Quell'uomo dal multiforme ingegno, le scritture di Graziano Braschi. Lascio la parola a Roberto Pirani, studioso del giallo edito in Italia e autore del dizionario bibliografico del giallo. Io mi devo scusare già in partenza perché i nefasti dell'età mi hanno costretto a scrivere la mia relazione, quindi me la leggerò. Nei primi anni '80 Braschi lasciò l'attività grafica, acuto osservatore. La grafica umoristica e satirica era stata un'ottima palestra, gran lettore per piacere personale e addentro ai diversi aspetti del libro per dovere d'ufficio, è un curioso nel senso più ampio del termine, affascinato in particolare da tutto ciò che in quegli anni è ancora materia trattata nei territori di confine delle arti del vedere, cinema di genere, grafica politica e di costume, fumetto. E in quelle aree letterarie indefinite, le chiamavano letterature popolari o più intellettualisticamente paraletterature, che comprendono mondi da poco e a fatica accettati, quali la fantascienza, il giallo e il noir, l'horror e il sovrannaturale, il nonsense. Seguire la passione, quindi, e diventare studioso e divulgatore fu in pratica per Braschi un processo naturale e d'altra parte si trovò a dialogare con piccole ma agguerrite pattuglie di cultori appassionati che l'avevano nell'ultimo decennio preceduto, a partire da intellettuali del calibro di Eco, della Corte, del Buono, Crovi, per arrivare a manifestazioni di settore quale il Gran Giallo Città di Cattolica, il Mistfest, e ad associazioni di lettori appassionati come quelli raccolti intorno alla Cerba e alle fanzine di fantascienza. Per lui fu altrettanto naturale percorrere due strade parallele, da un lato la critica letteraria, dall'altro la narrativa come autore. Già all'epoca di Kabbalah, nel 76-77, aveva scritto un romanzo dal titolo Goodbye Shveik, di cui solo un capitolo uscì sul periodico satirico e che solo di recente, nel 2013, Braschi ha riesumato e dato alle stampe col titolo Arrivederci Mondo. Nella nota sottolineava il prestito, che alle volte si è rivelato un pastiche, alle volte una parodia, dal soldato Shveik di Hašek, da Braschi reincarnato e riproposto senza ambagi nel soldato Italo, involontario deus ex machina, ma anche testimone filosofico commentatore di una serie di italiche vicende tra cui campeggia il tentato golpe borghese del 1970. Un soldato italo, dileggiatore delle feste dell'unità sempre più simili a sagre gastronomiche paesane, di una politica e di una burocrazia grottesche che vivono solo a livelli unidimensionali, analizzatore impietoso delle dilaganti sofisticazioni e corruzioni alimentari e sanitarie, della sporcizia e del degrado ambientale, della disgregazione sociale, familiare, sessuale. Il tutto con citazioni da Collodi, vedi su fondali pinocchieschi un gatto e una volpe più ottuse e imbranati che malvagi, da Kafka, il Gregor Samsa italico diventa qui un Alfonso Melegatti per il quale la metamorfosi è prodromo di sicuro successo sociale, dall'Ultima Cena, qui il più uno sospetta i dodici di avergli soffiato la salsiccia di cinghiale, dalla fantascienza, in particolare da quella satirico-apocalittica di Honeywood, e con una strizzata d'occhio da Harakiri, Journal des Méchants. Una narrazione la sua che diventa un vortice verbale sempre più veloce, non a caso a un certo punto ricorre l'immagine del Maelstrom. Un romanzo che si rivela una sorta di cosmico frullatore
in cui gli eventi, moltiplicandosi, diventano sempre più brevi, fino a ridursi a titoli di cronaca, poi a gags, poi a battute, o a esplodere in folli sequenze da cinema muto. Poi alla fine c'è la macchinetta fine del mondo, comprata per 100 lire al Festival dell'Unità. Molti sono i lampi decisamente umoristici, costante l'intento satirico, ma se la satira è il collante destinato a tenere insieme una girandola senza fine di bersagli da colpire, essa si snatura spesso per la violenza verbale insistita, per la rabbia sottesa, per il pessimismo nichilista di fondo. E c'è un elemento significativo, a mio parere, che connota tutto questo: un uso diffuso e costante di un vocabolario scatologico, l'amarissima e definitiva assunzione che l'unica realtà è costituita dalle funzioni intestinali e che l'uomo non è niente di più di ciò che defeca. Il Braschi, recensore critico, esordisce verso il 1985 sulle pagine del Giornale di Montanelli, nell'inserto culturale della Domenica Lettere e Arti, in cui si trova a fianco di Geno Pampaloni, suo nume tutelare, di Giorgio Zampa, di Roberto Barbolini, di Diego Gabutti, di Emilio Tadini, di Lorenzo Trucchi, di Elena Pontigia. Il suo settore è costituito dall'analisi di tutti i colori del crimine, Jean Renoir, e dall'avventura fantastica, e si rivelò subito all'altezza del compito. La prima recensione a me nota, del 17 novembre 1985, verte su una raccolta di racconti gialli di Renato Olivieri, uno degli autori allora, i pochi, definitivamente emerso. Con una scrittura lucida, disinvolta, raffinata, che riesce a citare con leggera eleganza Simenon, Chesterton, Anselmi, Hammett, Scherbanenko, D'Annunzio, Del Buono e Chandler, e a farci sapere con un amico che ha letto The Guilty Vicarage, Notes on the Detective Story del poeta inglese Auden, Braschi compone uno scritto ricco di acute notazioni sul contesto urbano della narrativa gialla, arricchito da un confronto tra la Milano di Scherbanenko e quella di Olivieri, e sulle finezze stilistiche e sulla visione caleidoscopica di quest'ultimo. Uno scritto esemplare, assolutamente superiore alla media. A Olivieri seguì il 26 gennaio 86 la recensione di una raccolta di romanzi di Loriano Machiavelli, l'altro dioscuro della narrativa gialla dell'epoca. Qui Braschi cita Rambelli, McBain e ben due volte anche nel titolo Brecht. Con il consueto acume sottolineò la cadenza didascalica da teatro brechtiano, che in parte caratterizzava la prosa di Machiavelli, ma soprattutto identificò l'ambizione dello scrittore nel costruire un'epica comico-satirica tramite la quale quel vinto che è l'antieroico poliziotto del bolognese, proprio nel milieu comico, si salva e, salva e giustifica alla fine l'indagine. Da questo momento Braschi seguì molto attentamente le vicende dei due scrittori italiani, ma con altrettanta cura fu sempre pronta a cogliere i movimenti interni del settore editoriale contemporaneo. Cercò pure di storicizzare il giallo italiano. A questo proposito compì due incursioni nel passato, recensendo nel marzo 86 un recupero editoriale di Franco Enna e nel gennaio 87 discettando addirittura di Carolina Invernizio. Del primo, di contro all'opinione della curatrice, ribadì la fondamentale ispirazione etico-sociale e proprio perché la considerava un limite, diede rilievo maggiore ai racconti rispetto ai romanzi. Della seconda aveva scoperto al Gestu il romanzo Nina la poliziotta dilettante del 1909 e lo considerava un importante tassello in un'ancora ipotetica storia del giallo italiano. Lo annunciò
chiaramente contestando una critica che era unanime nell'escludere non solo la Invernizio, ma anche il Mastriani e il cosiddetto feuilleton ottocentesco, tramite una perentoria e assai discutibile categoria del giallo che era del tutto storica. È già evidente da questi primi esempi come si concretizza il Braschi storico e testimone specializzato della letteratura di genere italiana. Va da sé tuttavia che vuoi per dovere d'ufficio, vuoi forse ancora di più per l'attrattiva esercitata su di lui da autori che per diverse ragioni potremmo definire d'eccezione, le sue scelte extranazionali si fissarono in questo periodo 85-88 su scrittori quali Josephine T., Dorothy Sayers, Patricia Highsmith, Ruth Rendell, Ed McBain, Cornel Ulrich, Philip K. Dick e Stephen King. Di alcuni si occuperà a lungo. Gli ultimi due ci rivelano altre importanti e significative sfaccettature del recensore. Di Philip Dick commenta nel marzo 88 la ristampa di Cronache del dopobomba che, dice Braschi, sorprende ancora per la sua terribile tenerezza. Noi che oggi conosciamo il suo Arrivederci Mondo capiamo meglio forse questa sua emozione. Per lo scrittore americano l'umanità dopo l'apocalisse atomica continua a vivere nonostante le orride mutazioni genetiche, nonostante la realtà sembri una visione onirica alla Bosch, anzi proprio perché in realtà essa col tempo diventa normalità di vita. Braschi, non del tutto convinto, sigillò la recensione e la propria emozione citando lo sguardo epico-sentimentale di Rossella O'Hara in Via col vento. Se in campo fantascientifico egli era attratto dal futuribile, catastrofico e apocalittico, dalle alternative proposte di vita, il cosmo racchiuso nella mente umana era per lui maggiore motivo di attrazione. Soprattutto l'indecifrabile lato oscuro della mente, là dove si annidano le paure. E la recensione di It di Stephen King gli offrì nello stesso periodo il destro di avvicinarsi al male primordiale che egli osserva acutamente non può che essere it, cioè la cosa, in quanto non definibile. Male che può essere sconfitto soltanto da coloro che ritrovano in sé quei magici legami che da bambini hanno cementato la loro amicizia. E Braschi nota che i bambini sono soggetti privilegiati a cui le cose avventurose accadono. E non a caso, a questo proposito, cita di rimando in rimando Peter Pan e i Lost Boys, poi Huckleberry Finn e Tom Sawyer, e infine i ragazzi della Via Pal. L'altro percorso di scrittura di Braschi, la narrativa come autore, ci offre poco materiale in questo periodo, anche se non poco importante. In questo stesso momento che vede l'inizio della sua attività di recensore, scrisse e pubblicò il racconto Piccoli contatti nell'antologia del giallo italiano numero 5, edito ad Ascoli Piceno nell'84 da una piccola associazione amatoriale. Racconto breve, il che da subito risulta essere la dimensione congeniale prediletta da Braschi, esso contratti misurati disegna il ritratto di una ragazza che, presa nel gioco di attrazione nei riguardi di un giovane nel calderone di un autobus sovraffollato, si trova senza soluzione di continuità a vivere gli ultimi drammatici fatali istanti di vita. Una vicenda di banale quotidianità è trasformata dal caso in un repentino salto nel buio perenne. A Piccoli contatti seguirono nell'85 Il miglior amico del boss e Il mostro di mamma, nell'86 Sangue che va e Un test per la coppia, nei primi dell'87 Il ricordo di François Truffaut, tutti raccolti nel giugno 87 nell'antologia Un breve brivido da Braschi ideata e curata per l'editore Cesati, evento che costituisce nella vita dello scrittore un vero e proprio turning point.
L'antologia portava programmaticamente come sottotitolo mini storie poliziesche insolite e misteriose. E quindi raccoglieva anche tutto ciò che era tangente in vario modo al giallo, partecipava alle sue strutture ma non ai suoi obiettivi. Raccoglieva però solo scrittori italiani, dai grandi narratori tout court, Bufalino, Pedriali, Pontigia, a quasi tutti i rappresentanti del gotha del giallo nazionale, a Machiavelli e Olivieri, Anselmi, Felisati Signoroni, Emma e Donati, al maestro per eccellenza Scerbanenko, a Barbolini, Carloni, Reggiani, teorici della letteratura di genere, a Bellotti, Santi e Venturini, giallisti una tantum, a Cremaschi, Gilda Muse del Pizzo provenienti da altri mondi, a Trifirolo Spy Addict, alla Zolezzi Amiche dell'Associazione di Ascoli Piceno. Braschi si presentò uno e trino con 6 racconti sotto le proprie vesti anagrafiche e con gli alias di Bud Burr e Giuseppe Setti. Sì. Allora, perché mi dispiace di questo, perché mi veniva da presto questa, forse ci siamo fraintesi, con l'ambizione di connotare diversi registri tematici. Col proprio nome firmò Piccoli contatti, Sangue che va, Il mostro di mamma, racconti in cui la dimensione psicologica del male è più profonda. A Giuseppe Setti spettarono invece racconti giocati sul meccanismo della sorpresa e su tonalità satiriche accentuate. Brillante la satira della televisione in un test per la coppia. Curiosamente Braschi non rivendicò mai questi due ultimi racconti. Ne nascose sempre l'identità di Giuseppe Setti. Sto saltando quella di Banver, che appunto mi... nascose sempre quella di Giuseppe Setti. In una scheda bibliografica, infatti, che mi inviò nel 2012, ancora tacco su questo suo alias, ma si dimenticò di avermene confidato a voce il segreto qualche tempo prima. Spero che sia vero. Come esplicitò nella nota, Braschi prese a modello le antologie americane di Ellery Queen che Mondadori andava pubblicando in Italia e come Ellery Queen raccolse tematicamente i testi, alle volte con distinzioni assai più sottili e raffinate di quelle usate dal pragmatico americano. Tra le 12 tipologie enunciate si vedono delitti in fiore, il gioco, lo specchio, il sogno, morte con odore, l'arte della fuga, finale aperto con brevissimi enigmi, e così via. A coronare il tutto Braschi pose un testo magistrale, La brevità made in Italy, un excursus sul racconto di grande mitore e di grande padronanza culturale che nel suo genere costituisce quasi un unicum. Citò in pratica tutto quello che era in quel momento reperibile sul tema, ben 37 i nomi tirati in causa, e ne argomentò con l'abilità di un maestro di arpeggio. Sullo slancio del successo di stima ottenuto, l'anno dopo, 1988, partecipò al Gran Giallo Città di Cattolica e si piazzò al secondo posto con il racconto Senza Montigliado, che venne pubblicato sul giallo Mondadori. Un piccolo gioiello, un omaggio a Poe, scandito in una successione alternata di 5 rapidi quadri, di grande equilibrio ritmico, con un linguaggio stringato e senza orpelli. L'attività di recensore saggista nel frattempo si allargò all'europeo, a Febbre Gialla, Torpedo, Nosferatu, a Plot, riviste tutte, eccetto ovviamente l'europeo, legate a iniziative editoriali diverse, ma tutte convergenti nel territorio del mistero, della fantasia, della suspense. Accanto a recensioni ed articoli di sempre lucida e accurata fattura su, cito rapidamente, Stephen King, Madeleine Knapp, gli autori del neo-noir francese, Lovecraft, Elmore Leonard, Chase, Jim Thompson, Kuntz, Roy, Chandler, Highsmith, Barker, McCammon, Le Carré, Glauser, Durematt, merita attenzione un articolo su Plot,
del settembre 91 dal bizzarro titolo Il manualetto rubato nella deregulation del giallo, parentesi, con un credo in allegato, chiusa parentesi. In realtà è uno scritto estremamente sapido, condotto con grande umorismo e forse per questo carico di buon senso. Racconta Braschi dell'invito del direttore Moscati di comporre un manualetto su come scrivere un giallo e di come egli si sia rifiutato per l'impossibilità di farlo, per le contraddizioni insite in ogni enunciato di regole auree, siano esse di Agatha Christie o di Chandler, per il fascino accecante e la paralisi conseguente che ogni decalogo da sé solo emana. Se poi si riflette sulla considerazione di Bufalino che la cifra d'ogni poliziesco è la sfida tra il buio e la luce, risulta dalla narrativa odierna, commenta Braschi, che liberarsi dalle tenebre è sempre piuttosto complicato. Ne consegue allora il suo modesto credo in allegato, che inizia così. Credo nell'inesistenza di regole, di un codice a cui attenersi con fedeltà, di un decalogo di chissà chi e di chissà per cosa. Credo nell'esistenza di regole transitorie, così di passaggio, che se dovessero tardare ad andarsene via, diventerebbe obbligatorio contraddirle. Due ulteriori sottolineature vanno fatte agli scritti di questo momento. Con la sensibilità che contraddistingue, Braschi è uno dei primi ad accorgersi dell'irrompere sulla scena editoriale di un flusso continuo di autori italiani ed è uno dei primi a trattarlo seriamente al di fuori di ogni stereotipo giornalistico. Gli piace, ad esempio, quel nero italiano con cui l'amico Moscati denomina una collana mondadoriana e un'antologia, e sul nero italiano scrive numerosi articoli da cui traspaiono i nuovi nomi di Lucarelli, Marzaduri, Cacucci, De Cataldo, Artieri, Filastò, e dice: in nero italiano si percorrono strade pericolose, lacerate senza speranza, improponibili fino a qualche anno fa e che ora circondano persino la letteratura maggiore. Per il lettore l'unico panorama possibile consentito. Sono racconti che non hanno un'indagine perché chi scrive non crede nel filo logico delle motivazioni di un delitto. Storie disperate, notturne, che portano all'alternativa della caduta in un imbuto o nell'incocciare in un vicolo un destino cieco. Non è chi non veda da queste parole come il confine con l'horror sia assolutamente tenue e inesistente, e del resto gli articoli e recensioni su Nosferatu sono un'eloquente testimonianza di come Braschi riesca a declinarne tutte le sfaccettature. Nel 96 presenta la sua seconda antologia, Un trapano nel cervello, raccolta di racconti che rappresentano l'ultima tendenza della narrativa horror, l'horror estremo o splatterpunk, che egli si sforza da un lato di storicizzare con la solita ampia e precisa documentazione, dall'altro di caratterizzarne i voluti eccessi, indicando con qualche dubbio che l'obiettivo di questi scrittori non è forse l'eccesso in sé per sé, ma di comunicare qualcosa di insondabile che una volta o l'altra è bene riconoscere. Del resto, quasi a conclusione di queste analisi sull'horror prolungatesi nel tempo, nella monografia scritta con Cristina Proto nel 97, Il quaderno di Stephen King, egli scrive: King ha reso l'orrore familiare, come in realtà è sempre stato, anche se non ce ne rendevamo conto. Ha lasciato che l'orrore fuoriuscisse dalle nostre case, dalle persone a noi vicine, dalle nostre vite. Ha lasciato che uscisse e si materializzasse per incontrarci, per metterci faccia a faccia con le nostre paure più nascoste. Perché la vita stessa può essere fonte di orrore a causa del mistero che la circonda.
King non ha fatto altro che renderlo accettabile, quotidiano. Nel corso di tutti gli anni 90 l'attività di Braschi diventa frenetica. Vi risparmio l'elenco infinito di tutti i periodici a cui ha partecipato, tanto immagino che voi sappiate che sono una infinita serie incredibile l'attività che è riuscito a esercitare. Sì, esatto. Nello stesso periodo anche cura per l'editore fiorentino Polistampa alcune collane, dai piccoli libri dell'horror, Night Attack, Fanline, Plot, in cui propone curiosità letterarie come i testi di della Crawford, racconti degli amici Brabolini e Nerozzi, miti che stimano la sua fantasia, Dracula e Frankenstein, il saggio di Spezi sulla Toscana nera, e naturalmente Stephen King, curato prima da Massarone e poi da lui stesso con Cristina Proto. Tradurre i propri sogni in realtà editoriali è già impresa eccezionale, e se poi dura poco, beh, in fondo è nella natura dei sogni. Del suo obiettivo primario, analisi e testimonianza del giallo italiano, tracciò nel 98 in un'antologia del Premium Gialle un consuntivo intitolato Trame delittuose made in Italy, il giallo italiano, le soglie del terzo millennio. Con linguaggio estremamente chiaro e con intento in un certo senso didascalico, diede conto intanto dell'acclarata esistenza di un giallo italiano, spesso maturo e dei risultati maggiori capaci di dare un imprinting personale a uno stile italiano anche alle inevitabili massicce influenze esterne, un giallo ricco di figure d'autore di rilievo e di un'ampia gamma di percorsi, di cui Braschi disegnò pazientemente la mappa, dalle geografie emiliane e milanese alle scritture incisive della formidabile pattuglia femminile, dalle tipologie del nero metropolitano al nero con serial killer, dai misteri italiani a mafia e dintorni. A partire dal 2000 non è più l'attività critica, o non soltanto questa, a portare avanti le puntualizzazioni e le testimonianze sul giallo italiano contemporaneo. Braschi vorrebbe in parte affidare il compito alle 8 antologie che cura a cadenza pressoché annuale fino al 2010, ma con difficoltà maggiori, sia di carattere editoriale intrinseco, sia per le difficoltà di selezione dei materiali, perché ormai il mercato si è dilatato enormemente, generando competizioni, anarchia, dispersione, inflazione e banalizzazione, sia per le difficili mediazioni e compromessi di tutti i generi che ne derivano, con l'effetto immediato di un abbassamento del livello qualitativo generale. Alla fine le antologie toscane, pur con tutte le riserve che si possono addurre sia per l'omogeneità sia per il diverso livello qualitativo, risultano nel generale bailamme tra i pochi punti fermi di rappresentanza del giallo. In un certo senso sono dei piccoli ma strenui caposaldi cementati forse dall'amicizia e dalla passione del curatore e dei suoi autori. All'interno di queste antologie riaffiora il Braschi narratore dopo 13 anni di silenzio, o almeno non lo sappiamo. Mi disse una volta che nel 98 aveva curato, cioè aveva pubblicato qualche racconto su una rivista, ma non sono stato in grado di ritrovarlo. Per cui appunto per noi ci sono 13 anni di silenzio ed è un Braschi narratore su due binari. Pubblica una dozzina di racconti a proprio nome, proponendo diverse libere scritture. Rimodula 3 dei racconti di Un breve brivido in chiave umoristica, potenziali serial killers, e in chiave satirica, Uomini e pecore, sangue che va, sangue che viene, e Una serata buia e tempestosa con minaccia di alluvione. Uno sforzo anche di chiarire che a mio avviso diluisce la forza pregnante delle versioni originali.
Affascinante invece Incubi e Bare, con personaggio Carolina Invernizio, per avere inserito con grazia la cosa kinghiana nella Firenze del più puro feuilleton ottocentesco. Buono e abile ancora il Delitto a tre soluzioni di La Crociera, ambientato genialmente sul Titanic, prima, durante e dopo il clamoroso affondamento. Interessante e curioso, anche se appesantito dalla cronaca, dicembre 1935, rito di fede, rito di sangue. In questo di felicissimo umorismo, il ritratto del pittore post-macchiaiolo e tardo futurista Ermete Marmagioni. Esercizio di humour noir, La gomma americana e La notte dei morti viventi. Quest'ultimo buon provocatore di risate e sorprese. Filtrano, infatti, qua e là memorie di Kabbalah, fili che ci riportano a rivederci il mondo, finché dalle atmosfere psichedeliche di gaudiosi pellegrinaggi e di La bestia trivella esplode da ultimo un turbinio di sogni, incubi, giochi, paure, in libera espansione di parole e immagini. Ed è eccellente l'onirica corsa in bicicletta del bambino tra i buchi della bestia trivella. Per converso, nello stesso momento, Braschi e l'amico Renzo Martinelli decidono di unire la comune passione per il giallo e la propria abilità narrativa, e nel 2003 danno vita a un fantomatico autore, Franco Valleri, e al suo personaggio di serie, Paolo Giunti, giornalista fiorentino operante dagli anni 30 ai primi anni 60. Una scrittura a quattro mani che si rivelò alquanto travagliata. Esordirono con la volontà di trovare inediti meccanismi di morte violenta e in Il mistero della camera chiusa nella casa chiusa inventarono un sistema macchinoso e nemmeno inedito che si salvò per il brio e l'umorismo infusi nel racconto a partire dal titolo. Così procedettero tra la ricerca di trovate ed effetti insoliti e il ricorso al solito spiritaccio toscano, vedi l'ineffabile signora Biagini, e le suggestioni della memoria e dell'ambiente, una Firenze indubbiamente assai viva, in cui il giallo non è poi così fondamentale, vedi Piazza della Passera. Con risultati diseguali, dall'eccessiva banalità di Paolo Giunti e la svedese alla veramente buona fusione di tutti gli elementi, ambiente, memoria, tratteggio psicologico, stile piano e coinvolgente, in Paolo Giunti e la fine della Mezzadria. Il romanzo breve Paolo Giunti e il lungo addio risulta, a mio avviso, la prova più convincente e interessante della coppia, in quanto, abbandonata la velleità di scoprire ad ogni costo nuovi plot criminali e addirittura dichiarato l'intento di riscrittura del capolavoro di Chandler, è proprio in questa dimensione paraletteraria, in cui tutti gli elementi si caricano di una doppia eco, che il testo vive paradossalmente di vita propria e originale. Nel 2015, raccogliendo racconti già pubblicati anche online, Braschi e Martinelli li ordinavano tematicamente in due testi, Piazza della Passera e altre storie fiorentine, e Brevi di cronaca nera, il che dava un abile risalto a elementi che non sempre nei singoli racconti si coglievano nettamente. Venivano così a comporsi due testi, che potremmo chiamare di memoria, entrambi giocati tra il malizioso e il sentimentale, tra l'avventuroso e il documentaristico. Raccogliendo nel primo le indagini di Giunti su prostitute e bordelli, nel secondo raccontando di giornalisti e di cronache, i due amici avranno sicuramente fatto accostamenti irriverenti. Degli Innocenti, che è un autore teatrale.
centrale italiana. Allora io avrei dunque. Ah, dunque, noi avevamo stabilito tre brani, ora non so se riusciremo a fare tutti e tre, insomma nell'arco, vediamo un attimo, perché io ho un po' di tempi stretti. A proposito di libri prestati e mai restituiti, professor Martinelli, io ho il suo libro, il seguito dell'opera da tre soldi, ce l'ho ancora io. Ecco, no, perché se no poi. Dunque, allora, io andrei col primo, allora, che abbiamo scelto, la prima lettura. La prima lettura è nota a Recensore Bastardo 1. Tra il 1985 e il 2005 ho scritto alcune centinaia di recensioni pubblicate su riviste specializzate, fanzine, quotidiani, periodici, cataloghi di manifestazioni, antologie e miscellane, quasi tutte dedicate alla letteratura gialla, noir e horror. Critica letteraria che oscillava dalla breve scheda di servizio al piccolo saggio, frammenti scheggiati sui generi e sottogeneri che oggi vedo passare come pulviscolo di meteoriti incontrollabili, di certo impossibili da incanalare. La scelta di questi quattro articoli per iniziare una serie che avrà il titolo unico di Recensore Bastardo è effetto della tenue attrazione dovuta allo stesso anno di compilazione, il 1996, e alla gabbia editoriale piuttosto innovativa del mensile di cronaca nera Delitti e Misteri che li aveva ospitati. Il termine bastardo, riferito al recensore, ha il significato precipuo della voce del vocabolario, irregolare, eterogeneo e, se si vuole, spurio, di certo nato da genitori non legittimamente accademici. Estratti da Recensore Bastardo 2. Il lettore di gialli è quello intravisto attraverso il finestrino di uno scompartimento del treno, ma potrebbe essere il riflesso della nostra immagine, immerso nella lettura di una brossura dalla copertina gialla, l'illustrazione dentro il cerchio, ma potrebbe essere anche inserita in un'altra figura geometrica, dall'aspetto vagamente esoterico, un esagono, un ottagono, contenimento di un'emozione centripeta della suspense da distribuire nel corso delle pagine. O quello osservato in viaggio, e colto di sorpresa nell'acquisto di un giallo, come appare nella notazione autobiografica di Gesualdo Bufalino. Alla stazione, per andare a raggiungere una cara malata lontana, davanti al chiosco esito, mi domando quale lettura valga meglio a intorpidirmi i pensieri o quantomeno a sparpagliarmeli via dal punto cieco dove si impetrano spaventati. Esito, i titoli dei giornali squillano i soliti orrori, abbasso il capo per non vederli. Quanto al piccolo Montaigne, al piccolo Pascal, che ho nascosto meccanicamente fra due camicie, ahimè, hanno già dato, non mi possono aiutare più. Insomma, comprerò un romanzo giallo, intrattenimento offerto dall'occasione per sparpagliare e alleggerire i pensieri pesanti, o opportunità per esercitare un desiderio segreto per troppo tempo rimandato. A lettura conclusa, mi ritrovo ad almanaccare sulla cifra enigmistica e agonistica insieme, che è nel cuore di ogni libro poliziesco, un buio e una luce che si sfidano. Leggere gialli. In un lontano futuro, quando i nostri discendenti si chiederanno che cosa sia stata la vita nel XX secolo, rileggeranno le opere dimenticate degli autori di romanzi polizieschi, scoprendo una miniera d'oro. Comprenderanno che la maggior parte di queste opere rifletteranno esattamente e onestamente la vita contemporanea, molto meglio di qualunque come Dio meglio. Come scrivo un giallo? In occasione dell'incontro seminario La scrittura gialla, Firenze, maggio-giugno 2000, da me coordinato con la collaborazione di Lucia Bruni e Cristina Proto, mi venne l'idea di sottoporre a due miei amici scrittori di gialli 9 domande tra il teorico e il pratico, tra il poetico e l'artigianale. Mi accorsi subito dalle loro risposte che stavo ascoltando il ritmo della loro scrittura e che, confrontando i loro metodi, ingegnosi o eseguiti semplicemente per rodata scaramanzia, avevo molto da imparare. Grazie. Adesso Roberto Bartolini.
sono assolutamente inabile a queste cose. Quindi. Roberto Bartolini, giornalista e scrittore, particolare modo nel settore del poliziesco e del fantastico letterario. Innanzitutto volevo, visto che prima Pirani si è scusato perché presentava un intervento scritto, invece mi scuserò perché presenterò un intervento orale. E dopo questo sontuoso galeone, no, che ci ha offerto lui, pienissimo di citazioni, con quella puntualità filologica straordinaria che ha dispiegato anche nel straordinario dizionario bibliografico del giallo che segnò la nostra conoscenza. Non ricordo se ci fu di mezzo anche Graziano, ma è possibile nella nostra frequentazione, che finora però non era mai stata di persona. Io intervengo a braccio e anche con una certa dose di stupore, perché vedo sempre di più, anche nei momenti di stamattina, che insomma la punta, cioè Graziano era la, in realtà la punta di un iceberg veramente multiforme che si dirama sempre di più in diverse direzioni. Un po' viene in mente uno scrittore alla Pessoa, no? Che sotto diversi eteronimi così rappresenta diverse facce di se stesso, un po' anche invece in modo più scherzoso e forse più vicino a quello spirito di Kabbalah evocato questa mattina, anche uno di quegli agenti segreti in incognito di certe parodie del film poliziesco di agenti segreti, la 007, come Arnold Schwarzenegger di True Lies, cioè quelli che hanno una copertura, fanno una vita apparentemente, no? Modesta, misurata, senza grilli, e hanno un'attività segreta che nemmeno la moglie conosce, no? Ricordo uno dove c'era Bud Spencer che faceva ufficialmente il rappresentante da aspirapolveri, e in realtà era un'ira di Dio, no? E Graziano un po' ci dà questa impressione, perché io conobbi questo uomo mite e garbato, no? Di grande misura, eccetera, proprio prima lui mi ha ristabilito con la sua precisione Pirani le date. Io ero passato, prima erano gli spettacoli, alle pagine, all'inserto Lettere e Arti del giornale di Montanelli, allora l'inserto era curato da Giovanni Arpino assieme poi a Viviano Di Maio, e io, giovane redattore, passai lì nel novembre dell'84 e appunto nei primi mesi dell'85 Graziano, via Pampaloni, credo, cominciò a collaborare. E così, prime volte, forse una timidezza reciproca, insomma, eravamo molto esitanti, poi pian pianino abbiamo visto questa comunità, ci siamo confermati. Beh, io leggevo i suoi articoli, io mi occupavo anche di altre cose, però molto spesso anche io dedicavo recensioni o al fantastico o al poliziesco, eccetera. Pian pianino ci siamo mascherati come membri di una consorteria che allora non era ancora così ovvia e sdoganata come oggi è persino troppo, perché ormai il noir è diventato una specie di passepartout, no? Se ne parla, è quasi banalizzato, viene utilizzata l'etichetta praticamente per tutto. All'epoca, insomma, occuparsi di quella che veniva definita col brutto neologismo di Jean Tortel paraletteratura, cioè qualcosa che pare letteratura ma non lo è, non era, insomma, aveva ancora quel tanto di, insomma, screditante rispetto a quelli che si occupavano dei massimi sistemi e degli altissimi livelli. E da lì nacque un'amicizia durante la quale però mai Graziano mi svelò, ad esempio, adesso lo sapevano, l'ho imparato stamattina, ma lui per anni io non seppi della sua vita precedente come disegnatore e autore satirico ai tempi di Kabbalah. Non sapevo niente, io sono più giovane, Graziano era molto reticente nel rivelare la sua età, l'ho imparata solo dalla mail, perché poi a un certo punto, ma
all'epoca io non sapevo, solo che insomma faceva le viste di essere veramente così più grande di noi ragazzi, anche qui adesso ho portato alcune lettere, insomma, cioè, voi giovani, come se ci fosse un abisso, che poi non era, però in effetti era un po' più grande della generazione che si affacciava alla letteratura di genere in quegli anni. E quindi c'è stato questo approccio che insieme rivelava la persona, che era generosa, disponibile, con questa sobrietà, però ecco, mi accorgo sempre più che Graziano era uno simbolo vivente, no? Era sobrio e prolisso, come è stato detto prima, e era restauratore, come ho appreso, nel senso che proprio era stato assunto per restaurare, ed era rivoluzionario, perché gli acidi corrosivi della satira, e si sa che restaurazione è, come dire, ribellione, rivoluzione, eccetera, sono agli antipodi. E quindi era prolisso in che senso? Che però era un suo modo di dare un passo anche alle nostre conversazioni, che escludeva quella frettolosità che tante volte poi diventa sciatteria e superficialità. E poi, altro paradosso, questa prolissità si convertiva immediatamente in che cosa? Nel breve brivido, no? Invece nell'amore per la narrativa veloce, il passo agile di... E quindi veramente questa figura che cercava, che in qualche modo non si esibiva mai scopertamente, non andava alla ribalta, tant'è vero che è stato il maieuta, la levatrice di tanti scrittori, e pur avendo scritto tanto lui è anche stato soprattutto un grandissimo promotore di talenti e curatore di antologie altrui. E questo faceva parte della sua generosità, una generosità di cui ho recuperato anche le tracce in alcune lettere che inviò appunto in quegli anni, negli anni del giornale di Montanelli. Leggo dei piccoli brani, e una ad esempio, che è la più antica tra quelle che ho trovato, che è del 7 luglio dell'86, fa riferimento appunto all'antologia Un breve brivido, che evidentemente era in gestazione e che sarebbe uscita l'anno dopo. E qui mi chiama ancora per cognome, dopo passerà al caro Roberto. Qui dice: caro Barbolini, sono agli sgoccioli con l'impegno intorno all'antologia dello short poliziesco. Diciamo fino al 15 luglio, poi la lascerò cuocere dall'estate. Lavorerò intorno ad altre cose, per buona parte del tempo rimango qui a Bagnoripoli. Sono comunque abbastanza soddisfatto. Le ragioni di questa moderata soddisfazione te le dirò quando ci sentiamo o vediamo. Per esempio, materiale edito non ne ho trovato molto, ma autorizzazioni permettendo, è perfettamente usabile. Te ne leggo una traccia, un frammento, eccetera, eccetera. Quindi chiedeva alcuni contatti che, lavorando io a Milano, dovevano essere, secondo lui, facili, con la Laura Lepetit della Tartaruga e con la Lia Volpatti, che all'epoca, assieme a Gianfranco Orsi, che era la vice di Gianfranco Orsi, la direzione del giallo Mondadori. E poi dice: conto sul tuo fascino. Non ricordo se il mio fascino contò qualcosa nel procurargli quei contatti con gli autori che cercava. Ma poi c'era un'altra, invece, Bordighera, del 23 luglio 86, pochi giorni dopo, però è già passato al caro Roberto. Sto rileggendo i tuoi racconti qui a Bordighera, presumibilmente a mezza costa vicino a un maestoso albergo in rovina, versione Riviera di Ponente dell'Overlock, convinto che Arpino ti abbia fatto il dono di una vera presentazione editoriale, eccetera, eccetera, e fa una disamina molto acuta, molto partecipe, molto affettuosa di quello che fu
la mia prima, il mio primo libro di racconti che è uscito da, qui da Cesati, con la prefazione di Giovanni Arpino. Adesso non è che voglia dilungarmi su questi aspetti più privati e più personali, anche se fanno parte, come dire, del ricordo, del debito anche toccante che sento di avere verso Graziano, e che a volte proprio per la discrezione della sua figura è quasi facile, non dico dimenticare, ma non ricordare abbastanza, cosa che invece merita pienamente. Tornerei su quell'aspetto suo, di quella specie di quello che io chiamo bradipismo positivo, no? Bradipo, il bradipismo, ma il bradipismo. Il bradipo è una creatura apparentemente, cioè una creatura lenta, però io ho conosciuto due figure molto diverse di intellettuali, uno un scrittore, un altro scrittore, un grande scrittore italiano, non di genere, che è stato mio amico Giuseppe Ponticcia, e l'altro Graziano, seppure in modi diversi, avevano questa forma, no? Questa capacità di, come dire, porre un tempo fra sé e l'irruenza del mondo, la furia del mondo, no? E però, dico bene, era una lentezza che diventava poi una forma della velocità, e curiosamente in entrambi si trasformava in un amore per le forme brevi. Non è un caso che nella postfazione a questa antologia, Breve Brindo, un bel titolo allitterante, lui si faccia, esordisca proprio Graziano con una frase di Ponticcia. In Zona Cesarini, dice, mi salva una frase di Giuseppe Ponticcia. La brevitas di Sallustio, che parve immortale agli antichi, dice Ponticcia, non è che l'esiguo spazio concesso alla parola tra il silenzio e l'azione. E questo mi sembra che spieghi anche molto bene che cosa intendesse lui per brevità, per racconto breve, per capacità quindi di cogliere quel momento tra il silenzio e l'azione che si fa parola. E quindi alla fine, oltre al ricordo affettuoso dell'amico geloso, e che anche negli ultimi anni, quando la distanza, sentivo prima, e persino quelli che vivono a Firenze, la vecchia guardia di Kabbalah, magari non si vedono, quindi noi, stando io a Milano, cioè, ci siamo visti poco, ma sempre sentiti, ci siamo sentiti anche a te, e comunque visti molto affettuosamente, ricordo anche con Maria Grazia 3 o 4 anni fa qui a Firenze, e quindi è sempre rimasta comunque intatta la stima, credo reciproca, e l'amicizia. Se dovessi condensare in un'immagine la figura intellettuale di Graziano, direi che è stato un piccolo, ma non piccolo, Socrate del noir e del giallo. E cosa siano, prima si chiedeva Bagnoli qual è la differenza e come si distinguono, e forse l'unico modo per distinguerli lo si impara scrivendo, e anche questa, scrivendoli, cioè facendoli, quindi anche modificando il genere. E forse anche questo spiega la doppia anima di Graziano, critico, scrittore e promotore di talenti. Grazie dell'attenzione. Va bene, sono stato. Grazie. Sono stato nel conto. Buonasera a tutti, è già stato detto molto, io avevo preparato un discorso più su Graziano come recensore, però già qualcosa è stato detto, come è stato detto tanto su Graziano scrittore, e Graziano Braschi forse era tutto, ma non tutto in un senso negativo, perché guai e rifugiamo dai tuttologhi. Il Graziano lo rifugiva, e anche nel nostro ambiente ne troviamo tanti. Però Graziano, che si è visto, giustamente, cioè, è stato come la punta di un iceberg, ma con tante cose dentro. Io ho conosciuto Graziano verso... ce l'avevamo già conosciuto in precedenza,
ma poi questo amore per il giallo, per il noir, diciamo per il giallo, ci ha poi fatti ritrovare fine anni 90, se non 2000, in un'estate a Viareggio, alla fine del Viareggio, dove veniva tenuta una serie di incontri. E quel tempo di Viareggio era più frequentabile, ora un po' meno. E Graziano veniva tutte le settimane, credo, non so se era quindicinale, era nei mesi di luglio ed agosto, veniva a Viareggio appunto a presentare con Di Vernelli una serie di autori. Poi di lì è cominciata una lunga serie di cose anche o fatte in comune o quantomeno ispirate dall'uno e dall'altro. E Graziano effettivamente ha creduto molto nella figura del recensore, proprio lui chiamava il recensore. E poi sì, poi ha aggiunto anche il termine bastardo quando ha fatto la cosa. E tant'è che noi nel 2012 è stato fatto a Pistoia un convegno, e il convegno, il titolo del convegno era il recensore del giallo e del noir. Un convegno a cui ha partecipato Roberto Pirani, ha partecipato anche Sergio Calamandrei, Alessandra Buccari e appunto c'era Graziano. Perché io credo che Graziano, come tanti di noi, ha sempre considerato però questo amore per il giallo, questa padronanza del giallo, anche un qualcosa però da mettere al servizio degli altri. E gli scrittori, per natura, ormai frequentandoli da anni, sono abbastanza egocentrici o chiusi su se stessi. Vanno fatti aprire, se si aprono si scoprono tante cose, oltre quello che possiamo leggere. Probabilmente ci vuole, e quello in più di Graziano, qualcuno che faccia da tramite tra quello che è la scrittura, tra quella che è la lettura, e vanno rapportate, vanno trovate la maniera anche di farle conoscere, perché un altro dei problemi che c'era allora, e oggi c'è ancora di più, è quello proprio di fare conoscere quello che viene scritto. È vero, ci sono tanti scrittori, forse troppi secondo alcuni, ma non è la questione del troppi o del tanti, perché se no si entrerebbe in un altro campo. Però andrebbe fatta anche il minimo indispensabile, almeno quello, per farli conoscere. E grazie alla figura del recensore, anche se poi ha adoperato il titolo provocatorio del recensore bastardo, ma il recensore era poi una via di mezzo tra quello che può essere un critico letterario vero e proprio, ammesso che si voglia fare delle definizioni, e quello che vuole essere un qualcuno anche che vuole non solamente, che vuole consigliare, vuole anche dare un giudizio. Questo è evidente. Molti dicono, io sono accusato di essere un buonista, ma secondo me non è la questione di essere buonisti o cattivi o cattive persone, è la questione è di vedere e di fare da tramite, da ponte tra una cosa e l'altra. E questo fu un po' il senso di questo convegno fatto anni fa, e di cui Graziano poi era stato diciamo uno dei proprio era quello perché principalmente l'aveva voluto. Oggi non è facile scoprire quello che avviene, perché